Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. Se non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare a leggere giù in descrizione perché vi ho lasciato tutti i riferimenti, il canale di Libridine, che è colei che ha ideato questo video tag, vi ho lasciato tutte le domande e soprattutto vi ho lasciato una piccola descrizione per capire in che cosa consiste questo video tag. Non lo ripeto ancora una volta, perché se mi seguite sicuramente già sapete di cosa si tratta. La domanda di oggi è: qual è un libro che conosci da sempre? Io ho pensato un po' a quale poteva essere la risposta più adeguata a questa domanda e poi ho tirato fuori dalla mia libreria Madame Bovary di Flaubert. Questo è un libro che io conosco da sempre perché me lo hanno fatto leggere alle superiori, un po' controvoglia in realtà perché si trattava di quei compiti estivi imposti dai professori, quindi io avevo tutta l'estate davanti, mi volevo divertire, invece avevo una pila di libri da leggere come compito delle vacanze. E quindi mio malgrado ho letto questo libro. Mi era abbastanza piaciuto già all'epoca, ma forse nella mia ingenuità di ragazza giovane di 15 anni tante cose non le avevo colte. Poi l'ho riletto da adulta e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Quindi è un libro che io ho letto due volte, che soprattutto la seconda volta ho compreso e ho rivalutato, anche perché in età adulta avevo sicuramente degli strumenti in più per poter capire la profondità di questo libro. Perché brevemente è la storia di Emma Bovary, che è una provinciale che non si adatta assolutamente al suo matrimonio con un modesto medico di campagna e alla vita borghese che deve condurre. Questo matrimonio per lei è grigio, non le piace, non era quello il suo sogno e quindi è scontenta. E nel tentativo di realizzare dei sogni accumula dei fallimenti, spesso anche tragici. Quindi ci sono un sacco di vicende, c'è la storia che lei ha con il suo amante, ci sono gli incontri all'interno della cattedrale di Rouen, tra l'altro cattedrale che io ho visto dopo aver letto il libro, quindi quando sono entrata vedevo proprio le scene del romanzo ed era una cosa che mi ha veramente coinvolta, che mi è piaciuta molto. Quindi, quando leggete i libri e poi successivamente andate a vedere i luoghi di quel romanzo, ne avete sicuramente un effetto diverso. Comunque è un libro particolare che ha un finale veramente tragico e particolare. Ci sono una serie di personaggi coinvolti, molto importante la figura del farmacista in questo libro. Insomma, è un libro che davvero raccoglie, diciamo così, tutte quelle insoddisfazioni che spesso sono inconfessate, ma che si trovano sul fondo dell'anima, sia di uomini che di donne. È un libro ambientato alla fine dell'Ottocento, quindi sicuramente il contesto storico descritto è diverso da quello attuale, però alcune insoddisfazioni che comunque noi spesso non abbiamo magari neanche il coraggio di confessare a noi stessi sono secondo me sempre attuali, anche se modificano leggermente in base al contesto in cui viviamo, però secondo me quelle di base rimangono sempre abbastanza costanti nella storia. Ed è un libro che, come vi dicevo, io conosco da sempre perché l'ho letto in un'età molto molto giovane e poi l'ho riletto da adulta, quindi sicuramente questa è la risposta più adeguata alla domanda di oggi. Io come al solito vi invito a fare questo video tag perché è molto interessante il fatto di dover rispondere a una domanda una volta al mese anziché a tutte le domande insieme. Vi permette di andare a riscoprire dei libri che magari avevate dimenticato perché riflettete più a lungo sulla risposta, avete tempo per pensarci, quindi andate davvero a scovare nei ricordi delle cose che magari non vi sarebbero venute in mente se aveste dovuto rispondere così a caldo, velocemente, a 30 domande, tutte una di seguito all'altra. Io vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.